Ci vuoi parlare un pochettino della nuova edizione di Peace Reporter, finalmente su carta? Sì, abbiamo deciso di andare su carta un po' in controtendenza rispetto a quello che fanno tutti gli altri, per due motivi fondamentali. Il primo è perché comunque in Italia la rete non è ancora così tanto diffusa. Poi perché la carta permette rispetto all'internet di avere più spazio per raccontare le storie, perché un lettore di internet più di 20, 30, 40 righe non riesce a leggere giustamente perché gli schermi sono faticosi ancora da utilizzare. La carta permette invece di scrivere in modo più approfondito, di raccontare meglio le storie e ovviamente è diversa dal sito, non ci sono le stesse cose sopra, sono tutte cose inedite, poi ci sono rubriche in più che sul sito non ci sono, libri, musica, teatro, la posta del chirurgo confuso che sarebbe, grazie a Silvio Berlusconi, il soprannome di Gino Strada. E è una scommessa azzardata, come fu una scommessa azzardata fare il sito, dopodiché il sito, la scommessa l'ha vinta perché va benissimo, speriamo che altrettanto faccia la rivista mensile. Comunque rimarrà il sito online. Assolutamente sì, il sito rimane online, la rivista lo affianca, lo raddoppia, insomma, lo rinforza, si troverà nelle librerie. Quello che posso consigliare è l'abbonamento perché banalmente la distribuzione in Italia è complicata, è un problema, è gestita da poche ditte, diciamo così, usando una parola carina, e quindi riusciamo ad andare non in tutte, ma nelle migliori librerie. La cosa migliore è abbonarsi per essere sicuri di averla. Prevalentemente Feltrinelli, ho visto. Fondamentalmente Feltrinelli, più anche altre librerie in altre città, e piano piano stiamo costruendo rapporti con singoli librai che ci vogliono ospitare e a cui manderemo la rivista. Una domanda venale, quanto costa l'abbonamento e quanto costa la singola rivista? La singola rivista costa 3 euro, l'abbonamento ne costa 30, quello non standard, poi c'è l'abbonamento sostenitore che è da 50 e in omaggio c'è un libro fatto da noi anche quello. E poi c'è l'abbonamento promotore che è da 100 euro e in omaggio c'è un libro, lo stesso libro più un documentario, un DVD di un documentario che abbiamo anche quello prodotto noi. Gli giornalisti saranno gli stessi che scrivono online oppure contemplate una rosa più ampia? No, abbiamo una rosa più ampia di collaboratori, i reportage sono i nostri, quelli, poi c'è tutti i mesi un intervento sull'Italia fatto da una, tra virgolette, firma illustre, un numero l'ha fatta Caselli, questo numero l'ha fatta Gratteri sull''Ndrangheta, il prossimo numero dovrebbe esserci Starnone che torna a parlare di scuola dopo tanti anni che non ne parla più. E poi ci sono le rubriche che sono fatte, appunto, dicevo prima, la posta da Gino, Sabelli Fioretti ne fa un'altra e altri collaboratori diversi che fanno la loro. Ti ringrazio molto e in bocca al lupo. Ci crediamo anche noi nella rivista su carta. Grazie a voi.